Ok, il prossimo gioco che andremo a trattare si chiama Horror Life. E siccome non è fatto con Unity, non funziona con il programma di registrazione che uso di solito, quindi devo per forza utilizzare Fraps. Già da questo, già il fatto stesso che il gioco non si apre crea i problemi se non stacco il programma di registrazione, questo la dice lunga, quindi almeno con Fraps dovrebbe funzionare, dovrebbe partire, vediamo. Sì, ok, siamo partiti. Allora, che cavolo è? Creato con non si legge nulla, cioè è tutto tagliato, la scritta storta. Una versione senza licenza di Copper Cube. Mai sentito questo programma. Allora, intanto vedo una macchina conficcata nel terreno. Saltato da solo. La sensibilità è altissima. Cioè, proprio va bene, ok. Trapassa tutto, trapassa le piante che trapassano il muro, che trapassano il tavolino conficcato nel muro, ok, ottimo. Qui c'è un divano per chi volesse guardarsi il muro. Chi invece della televisione vuole guardarsi un muro? Tutti, no? Soltanto gli stupidi si siedono sul divano per guardare la televisione. Che cazzo fa qui che salta da solo? Che salta da solo! Cioè, oddio, ma il salto poi è altissimo. Ma va, poi lagga tutto. Salta da solo. Allora, cominciamo a testare il gioco. Ok, no, il fuoco non mi danneggia. Non mi... Oddio, cos'è la bici? Oddio, posso fare il camaiorese. Posso fare il camaiorese? No, non posso fare il camaiorese. Uffa, volevo fare il camaiorese. Rubare la bicicletta, andare a giro. Oddio, ma qui vola, si vola veramente, eh? Allora, questo è... Oddio, che cazzo sta succedendo? Niente, danni a caduta. Non c'è neanche l'audio, tra l'altro. La smetti di saltare da solo? Qua. Siamo su Marte. Frame rate a maiali, proprio. Tra l'altro, il cespuglio, qui la foglia è conficcata nella roccia. Forse è per questo che riesce a rimanere in equilibrio. Allora, non c'è uno scopo a quanto pare, uno spiazzo vuoto che è laghissima. Non c'è neanche un nemico, quindi mi sa che l'unica cosa intelligente da fare è quella di saltare nel vuoto. Vediamo? Sì, infatti, era un quadrato, non c'era assolutamente niente. Ok, possiamo proseguire. E neanche in questo gioco non si può uscire, quindi Alt F4. Bene, ragazzi, adesso arriviamo al sodo della questione, veramente al sodo. Ne rimangono due. E quello che andremo a provare adesso è qualcosa che non vi potrete mai immaginare. È il momento di Extra Horror. Unity! Nella speranza. Oddio! È lo stesso mostro dello speciale di Halloween che ho fatto insieme a Leon, quello dentro l'ospedale, con la stessa mano monca che c'ha non lo so, una salsiccia al posto del pollice, con la stessa macchina fotografica, e il mostro invece che essere nudo c'ha questa maglietta con le poppe che gli ballano. Anche questo già visto in altri giochi, è un modello predefinito. Oddio, guarda che nome pretenzioso che si sono dati questi sviluppatori. God Games. Vabbè, vediamo. Siete pronti per questa brutta esperienza? Play. Good Game presenta. Ecco. Ama il buio. Non si vede un accidente. Perché? Voi avete visto qualcosa? No, no, aspetta, non l'ho capita. Allora. C'è una porta. Ok. Evidentemente sto qua dentro, sono al sicuro. Apriti sesamo. Apriti sesamo. Non c'è un cavolo qua dentro. Ma non si vede il mostro! Non si vede! È invisibile! Non lo vedo neanche con la macchina. Io faccio altro che scattafotografie, ma... muore a caso! Muore a caso!
Ok, a destra non ci devo andare. Proviamo a andare. Cazzo, solata assassina. No, ok. Ragazzi, io non vedo un accidente, eh. Queste stanze sono tutte vuote, tutte, dalla prima all'ultima. Adesso mi ricompare il jumpscare della faccia. Pum pum cia, pum pum cia. Mister DJ, il ritorno, Mister DJ che ti fa. Pum pum cia, pum pum. Porca puzzola! Più che altro non è che mi fa paura l'immagine, è che c'ho l'audio sparato a mille. Tutte vuote! Sono tutte vuote! Queste stanze sono tutte vuote, cosa devi fare? Pum pum cia, pum pum cia. Non è che è un labirinto di porte e devi trovare la via d'uscita, cioè mi viene questo dubbio. Io tra l'altro sono anche costretto a guardare in terra perché è l'unico modo in cui riesco a vedere qualcosa. Ok, le stanze di sopra le ho viste tutte. Dentro jump scare? No, ok. E muore a caso. E muore a caso. Questo ragazzi era extra horror. Ragazzi, basta, io non ci giocherò mai più. È troppo estremo. È troppo estremo, non ce la faccio. Basta, basta. È troppo estremo. Quitta, quitta. Per carità di Dio. Good horror. Come good horror? Ma non era extra horror, adesso è god horror. Boh, questi sviluppatori. Guarda. Allora, ragazzi, siamo arrivati al momento della verità. L'ultimo gioco che vedremo oggi è un titolo veramente originale. Allora, intanto vi ricordo all'inizio del video ho detto che questi giochi hanno tutte la stessa parola nel titolo, ovvero horror. Extra horror, horror simulation, horror life, ok? Adesso andiamo a provare un gioco veramente originale che non ho mai portato un gioco con questo titolo sul canale, ovvero The Horror Forest. Guarda caso, mi aspettavo, non lo so, un UDK tipo. Allora, addirittura il menu. Non me l'aspettavo, la play. Ah, addirittura le modalità di difficoltà. Allora, qui dice facile, moderato, difficile. Allora, siccome è un gioco da bidone sarà orribile, io metto subito su hard. Colpisci la S per skippare. Ok, madonna, ma che hanno questi sviluppatori con le proporzioni? Cominciamo con un bel cadavere disteso, ceppo, rigido, così. Che poi che faccia ci hanno messo? È quella dello sviluppatore probabilmente. Con... guarda, la macchina, le micromachine, e quello lì è un gigante. Aspetta, ma poi questa scena, la macchina distrutta e il cadavere lì, mi ricorda quel gioco, l'inizio di quel gioco fatto da Rashid. Quello dove... che dovevi scegliere se far esplodere la bomba nucleare e poi finiva sempre allo stesso modo. Rashid, mi sa che ti hanno rubato l'idea. Guarda, guarda la macchina, quanto è brutta. Che poi la fiamma che esce dal cofano. No, aspetta, ma il cofano è aperto, però c'è il cofano chiuso. Aspetta, c'è un altro tetto. Ma quante portiere ha questa macchina? Oddio, ma... una, due... no, sono quattro macchine, una dentro l'altra. Ma cos'è questa inception di macchine? Guarda gli sport... cioè, sono 4-5 modelli di macchine, una dentro quell'altra. Una matriosca di macchine. Ok, allora, ecco, non l'avevo notato, zero pagine in alto. Suppongo che dovremmo trovare queste pagine e se finisce con l'altro gioco, che una volta che le abbiamo raccolte tutte c'era scritto game complete ma il gioco continuava ad andare avanti e poi alla fine ci ha ucciso il mostro, non so se vi ricordate. Vabbè, proseguiamo. E adesso, ondula tutto. Quando corri ondula... oddio! Sto tenendo pigiato shift! Non sto correndo, sono fermo, sto tenendo pigiato shift. Che cos'è? Probabilmente qualcuno mi ha appena mangiato l'anima ed è diventato tutto viola. Perché il rosso nei giochi horror è troppo sfruttato, quindi viola. Allora, rimettiamolo su hard. Abbiate pazienza, ragazzi, essendo un gioco fatto con Unity, prima di carpire l'essenza devo fare una prova. Hanno messo la collisione, cioè il limite della mappa. Ok, allora, adesso
possiamo proseguire e buona fortuna a trovare le pagine. Giro giro tondo, quanto è brutto il mondo, l'albero è qui. Aspetta. Vedo un boiler dell'acqua. Dai, non mi costringere a entrare in famiglia in mode on. Che è? Sento qualcuno che urla. Vabbè, sarà traccia audio a caso. Bello vedere poi tra l'altro gli alberi come si accendono e si spengono. Ok, quello era un verso di una bestia. Sicuramente ce l'ho dietro, ma non mi voglio girare. Cacare. Jeff the Killer. Ok, abbiamo trovato una baracchina. Oh, il primo foglio, vai. L'ha mangiato. Sapore di sale, odore di cane. Qualcuno è stato spiaccicato da una macchina. Però sono sicurissimo con la traccia audio. Perché io ho il sospetto che se mi giro, il mostro ti uccide. Anche se prima mi ha ucciso ed ero girato verso l'oltremappa, ma non me la spiego però. Non c'è da farsi domande. Io per ora ho trovato un foglio solo, non ho idea di quanti sono, potrebbero essere anche 1000, ma forse sono solo 5. Cioè mi sto basando sull'altro gioco che era identico. Nell'attesa vi raccontiamo 1001 notte. Perché 1001 notte, alla fine, il protagonista muore. Ma chi è? Marilyn Manson? Oh, ah, c'è una porta qui. Non ci si può andare. Oh, oddio. Ma è la stessa casa di prima? Comunque ha mangiato anche questo foglio. Un altro casottino. Ci si può entrare dentro? Sì, oh, terza. Vai via. Ma cos'era? Una foto di Minecraft? Eccolo, il labirinto. Ok, 3 fogli li ho recuperati. Però secondo me qua dentro ce ne sta un altro. E secondo me adesso muoio perché me la sono andata a cercare. Esatto. Ma neanche il tempo di finire la frase, ma era talmente scontato. Cioè, che uno ci poteva anche scommettere qualcosa sopra. Va bene ragazzi, questo era The Horror Forest Lasted Patch Notes. Oddio, sono curioso. Tutti gli alberi adesso sono solidi. La foresta è più intensa. Il giocatore corre più veloce. I jumpscare sono stati fissati. Qua sto cercando di essere sarcastico mentre leggo. Sono stati fissati, nel senso che compaiono sempre gli stessi e sempre con gli stessi suoni. Oddio, la musica del menu adesso è bassa, perché prima l'aveva sparata a 1000 nella prima versione. Vabbè, ragazzi, possiamo guarda, finirla qua con The Horror Forest. Bene ragazzi, per oggi è davvero tutto. Spero che questi giochi non vi siano piaciuti, spero invece che almeno abbiate apprezzato il mio sforzo nel giocare a questa roba e che soprattutto che siate contenti del mio ritorno, perché da adesso riprenderò a fare video con più costanza. Ritorneranno ovviamente, ricomincerò a fare video anche su Mass Effect, anzi devo cominciare Mass Effect 2. Farò anche un breve riepilogo per fare un riassunto di tutto ciò che è successo nel primo gioco, le scelte che ho fatto eccetera, per poi cominciare Mass Effect 2. Anzi, questa idea mi è venuta in mente mentre la stavo dicendo, quindi adesso la devo fare perché ormai l'ho detta, ma vabbè. Ebbene ragazzi, lasciatemi un bel polliciotto, un bel commento qua sotto.